Eccoci qua. E sono finalmente arrivato al Museo Bonfanti per parlare di educazione e prevenzione stradale, presentando anche un libro con una marcia in più, con la prefazione di Valentino Rossi, Michael Schumacher, Felipe Massa e il grande Miki Biasion, che oggi sarà qua con me proprio a partecipare, a presentare. Un'educazione stradale che mi porta nelle scuole di tutta Italia, ormai da 15 anni, e incontro 12.000 studenti ogni anno con un progetto che si chiama Progetto Vita. Parlo di consapevolezza, il valore della vita messo in gioco, me lo devo ricordare, devo esserne consapevole. In questa maniera forse ancora di più siamo incentivati a mettere in pratica, essere prudenti, rispettosi per strada, perché per strada oggi è il posto più pericoloso per la nostra vita e salute, lo dobbiamo sapere, cioè dobbiamo essere consapevoli e anche proteggerci. Mi viene un po' da ridere a vedere questa moto e la tuta di dietro che usavano per correre i piloti un tempo incredibilmente pericolosissimo, perché guardate, oggi il mondo in movimento è diverso da quello da fermi, e in movimento l'obiettivo è doppio: proteggere testa e schiena, le uniche due parti irreparabili per un dottore, per qualsiasi dottore sulla terra. Nessuno sa riparare queste due parti. Ecco allora sulle due ruote l'importanza del casco e del proteggi colonna vertebrale, quella guscio che oggi ne regalerò uno, ma non lo sanno ancora i presenti. È per proteggere la colonna, perché io se l'avessi avuto indosso, 80 euro un pezzo di plastica, avrei evitato 20 anni di sedia a rotelle. Mi sembra un bel confronto. E in macchina basta 5 secondi, una cintura, per proteggerci dall'airbag soprattutto, e anche per proteggere chiaramente, insomma, testa e schiena all'interno dell'abitacolo di un'auto. Quindi già questo, consapevole di quello che metto in gioco, vita e salute, prudente perché tutto è per rispettare questi due valori, e proteggere testa e schiena, stiamo già facendo una prevenzione stradale che oggi eviterebbe più della metà di tutti gli incidenti che capitano oggi in Italia. E tutto qui non mi sembra difficile.